Ciao a tutti, oggi sono qua per provare con voi gli snack che ho trovato nella Japan Candy Box. Se non sapete di che cosa sto parlando, vi lascio il video qua nelle schede qua sotto in descrizione. Sono decisamente troppo curiosa di assaggiare le cose salate, quindi direi di partire subito con questo pacchetto di patatine al gusto di verdura. Speriamo bene. Non sanno praticamente di niente e sono veramente minuscole, sono dei bastoncini piccoli, sono trasparenti, praticamente sembra tipo plastica. Non ho capito di che cosa sanno. Sono molto croccanti e leggere, per niente unte, ma non si capisce bene di che cosa sanno, cioè non sembrano né patatine, né verdure, né niente. Dopo questa amara delusione proviamo i biscottini, cracker, più che altro, alla pizza. Wow. Questi sono, spero di farli cadere, ecco. Si presentano in questa maniera qua. Questi mi piacciono, sanno effettivamente di pizza. Sono dei dischetti piccolini così. Sono molto saporiti, buoni buoni, veramente. Questi promossi. Sono ora molto curiosa di assaggiare queste caramelle che dovrebbero essere caramelle gommose o gelatine all'uva. Spero di riuscire ad aprirlo per bene. C'è un patacone di... Fanno un odore di uva fortissimo. Veramente. Allora. Sono molto scure. Sono proprio tipo gelatine. Sono gommose. Un po' dure da mangiare. Anche queste sono decisamente buonissime. Sono leggermente dure ma comunque gommose, quindi hanno la consistenza delle classiche caramelle gommose, per intenderci, più che gelatine. Sanno di uva, sono veramente molto buone queste. Già che ci sono, direi di provare questo pacchetto di caramelle all'uva, così non alteriamo troppo il mio gusto. Ecco. Dunque. Queste sono veramente microscopiche. Non so se riuscite a vedere. Sono minuscole. Temo che siano le cicche che ho già in passato provato. Hanno la stessa identica forma. Anche se io speravo fossero delle caramelle. Comunque sono veramente microscopiche. Già il pacchetto era piccolo, ma potete vedere che è veramente minuscola. Sono delle caramelle. Anche queste sono molto buone, ma preferisco comunque le gelatine a queste. Uno perché sono più grandi, ma hanno comunque più gusto rispetto a queste. Queste sono leggermente più dolci e come gusto assomiglia più alla classica fragola. Passiamo ora ai cioccolatini. Intanto è molto carina, sia esternamente che all'interno. È confezionata veramente molto bene. Questa confezione rosa veramente, veramente carinissima. Oh oh, queste hanno fatto una fine veramente tragica. E sono letteralmente delusa. Cioè, io adesso lo sto aprendo, ma si è squagliato tutto. E questi cioccolatini si sono tutti fusi. È diventato un blocco unico. Questa dovrebbe essere la fragola e qua sotto c'è il cioccolato tipo al latte, ma tutti i cioccolatini si sono fusi in un blocco unico. Cioè si vedono un pochettino le facce tipo di Hello Kitty, di quelli che erano i cioccolatini, ma si sono fusi tutti assieme.
Come vi avevo già detto nel precedente video unboxing, a me non piace particolarmente la Coca-Cola, quindi non credo che assaggerò queste due caramelle che sono interamente alla Coca-Cola. Questo pacchettino in realtà contiene delle cicche, adesso lo apro giusto per mostrarvi com'è all'interno. Le cicche all'interno di questa confezione sono impacchettate singolarmente e hanno questa forma a parallelepipedo, inoltre hanno anche delle faccine molto carine, sempre argentate. Una gran cosa, ma appunto non le assaggerò. L'altra cosa al gusto Coca-Cola era questo bastoncino che si piega ed è, presumo, gommoso. Non dico altro perché pensate sempre male, quindi io non dirò niente. Vediamo com'è fatto. Me l'aspettavo molto più chiaro, devo essere sincera. È color caramello e il centro invece è sul bianco. Sa terribilmente di Coca-Cola. E penso sia una semplicissima gomma da mangiare, insomma. È un po' dura, però comunque ha una consistenza gommosa e questo color caramello. Ultima cosa da assaggiare prima del DIY, per cui sono veramente super eccitata, è questa confezione di funghetti al cioccolato. Ora, io ho il terribile presentimento che si siano fusi assieme, perché sento che è un blocco unico qua, come i cioccolatini, e sarebbe veramente un peccato. Allora, penso si debba strappare da qua. Sì, ok, si è strappato tutto, va bene. Volevo salvare questa confezione, ma vedo che non si può. Si è avverato quello che purtroppo temevo, ovvero che si sono fusi tutti assieme i vari funghetti. Cioè, non so se riuscite a vedere. Ecco da qua. La cioccolata si è fusa in un blocco unico, sono rimasti fuori soltanto i gambi. È un vero peccato. Cioè, che caspita mettono a fare le cose di cioccolata se poi tanto si fondono così? Sono veramente arrabbiata. Ecco, sono riuscita a toglierlo, guardate. Questo è il blocco unico di funghetti al cioccolato. Eccoci qua su un piano di lavoro totalmente improvvisato per vedere cosa ci riserverà questo kit. Allora, non mi dire che l'ho aperta al contrario, no, dovrebbe essere giusto. Sembra veramente un kit scientifico. Allora, vediamo se ho preso tutto. Sì. Quindi, in questa confezione c'è una forchetta verde. Ci sono tre bustine di composto, che sicuramente andremo ad utilizzare. Una cartina con tutti i pesciolini. Che roba carina. Poco accurato scientificamente, ma veramente molto molto carino. Ah, c'è anche un altro composto. Wow, c'è anche una pipetta, fantastico. E qua invece ci sono i nostri stampini. Allora, pensavo ci fossero più animali, a essere sincera, perché alla fine c'è un delfino a metà, spero si veda, una sorta di squalo, non lo so, una conchiglia e anche questo, boh, non lo so. Stando alle istruzioni riportate qua sul retro, questi dovrebbero essere i colori delle caramelle, quindi dovrò mischiare i colori direttamente nelle formine, mentre questo sarà poi il composto gelatinoso che dovrò versare in questa bacinella più grande. Secondo me ci vorrà anche dell'acqua, adesso io me la tengo qua da parte, sperando di non fare disastri. Allora, partiamo con il giallo. E infatti a questo punto ci aggiungo l'acqua.
diciamo che così va bene. Adesso, sempre con la pipetta, prendo questo liquido e lo verso nelle varie formine. Ok, adesso hanno sicuramente un aspetto migliore. Non so se riuscite a vedere. Hanno dei colori molto vividi. Oddio! Ha la consistenza proprio della gelatina. Adesso l'ho rotto proprio miseramente, lo sapevo. Sapevo che sta... Oh. Allora, questa sarebbe la mia conchiglia, che sì. Perché non posso ribaltare lo stampino, perché qui c'ho ancora... Ho ancora l'acqua comunque, perché le polverine comunque sono avanzate, quindi si possono fare più stampini di sicuro. Adesso provo da qua ad alzarlo, vediamo se ci riesco senza spastrocchiare troppo. Questo sembra venire, forse. Oh, questo forse ci sono riuscita. Ok, bene. La coda del delfino ce l'abbiamo salva. Rimpiango di non avere un assistente in questo momento. Oh, forse. Ok, questo è probabilmente il meglio che sono riuscita a fare finora. Non vedo se si vede in videocamera, ma ti prego, fa che si veda questo pesciolino, perché è venuto bene per una volta. Questo è il risultato delle caramelle dopo alcuni tentativi a videocamera spenta. Devo dire che alla fine sono venuti abbastanza bene, sono carini, sono soddisfatta. Bene, si è spostato tutto, la luce non funziona e qui sto per sbrodolare tutto il letto di cose. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate, qual è stata secondo voi lo snack o la caramella più buona. Io rimango senz'altro per questo pacchetto che ho assaggiato nel video unboxing, secondo me rimane il migliore. Ovviamente il bastoncino al gusto soda... dall'uva, insomma, è veramente buono, leggermente frizzante, buonissimo, questo è il top. Queste... Lo sapevo, mi sono versata l'acqua sulla mano, lo sapevo che sarebbe successa una cosa del genere, lo sapevo. Va bene, adesso vado a pulire, io vi saluto. Qua nelle schede vi lascio il video di settimana scorsa e trovate anche l'unboxing. Qua sotto in descrizione trovate invece il link per partecipare al giveaway e vincere una vostra Japan Candy Box. Ciao!